Il segretario nazionale di AIO si è occupato anche della stesura delle linee guida ESMO su un tema importante. Sì, è stato veramente un piacere per me e un grande onore avere l'incarico di coordinare il gruppo di lavoro di ESMO che ha prodotto le linee guida sull'impiego dei patient-reported outcomes nella pratica clinica. Quindi l'attenzione a tutte quelle evidenze che negli ultimi anni hanno dimostrato che attraverso un monitoraggio tramite strumenti anche digitali dei sintomi e delle tossicità è possibile gestire queste tossicità e questi sintomi in maniera più efficace e quindi con un impatto potenzialmente molto positivo sulla qualità di vita, sulla soddisfazione, sul controllo dei sintomi, sull'aderenza ai trattamenti, sull'accesso in ospedale, in pronto soccorso e in qualche studio è stato anche dimostrato un beneficio in aspettativa di vita. Quindi erano maturi i tempi per ragionare sulla produzione di linee guida su questo argomento e l'ESMO nel 2022 ha appunto pubblicato questo importante documento che ha visto la collaborazione di molti esperti, non soltanto oncologi, ma anche infermieri, anche pazienti e anche psicologi di tutto il mondo, quindi da Nord America, dall'Europa, dall'Asia, dall'Australia, che si sono confrontati sulle evidenze disponibili in primis nei pazienti in trattamento attivo, ma anche negli altri setting, quindi anche pazienti in follow-up, pazienti insomma, più vicini alla fine della vita, esplicitando appunto delle raccomandazioni sull'impiego dei patient-reported outcomes, in particolare digitali, per il monitoraggio appunto in tempo reale dei sintomi e delle tossicità. Questa attenzione significa però essere consapevoli ed IOM infatti ha inaugurato un gruppo di lavoro da qualche mese con FICOG e con FAVO dedicato all'implementazione dei patient-reported outcomes nella pratica clinica, perché chiaramente tutto questo passa attraverso la formazione dei pazienti, formazione del personale sanitario, la disponibilità di risorse. Quindi è molto importante che le aziende sanitarie si rendano conto di quanto occorra investire in termini non soltanto tecnologici, ma anche in termini di personale, per garantire poi che tutto questo possa essere integrato nel workflow della nostra attività clinica quotidiana, perché altrimenti rischia di non essere sostenibile l'impiego di strumenti che richiede poi l'attenzione in tempo reale a quanto viene segnato dal paziente. Quindi una grande opportunità, ma anche una grossa sfida, diciamo, che come dire, richiederà risorse e richiederà che la società scientifica sia a livello internazionale, ESMO, che a livello italiano, IOM, pronta a aggiornare anche queste raccomandazioni per renderle poi effettivamente fruibili nella pratica clinica.